poteva avere conseguenze più drammatiche. L'incidente stradale avvenuto ieri sera alla periferia di Foggia in Viale Candelaro, dove due ragazze di circa 20 anni sono state investite e travolte da un'automobile. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21:30 e fortunatamente le due vittime non hanno avuto gravi conseguenze. Una ragazza è stata dimessa già ieri sera dopo le prime cure al pronto soccorso degli ospedali riuniti, mentre l'altra è stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia, ma solo per accertamenti. Le due ragazze sono state investite mentre stavano tornando a casa dopo aver fatto i tradizionali sepolcri da un'automobile condotta da una ragazza di circa 20 anni che si è subito fermata prestando soccorso e dando l'allarme. Un investimento, lamentano i residenti di Viale Candelaro, causato anche dalla scarsa illuminazione pubblica della zona. Da tempo, infatti, i cittadini chiedono all'amministrazione comunale una maggiore attenzione sul quartiere proprio per quel che riguarda il problema della pubblica illuminazione.